Buonasera a tutti, siamo in diretta dalla redazione di Bergamo News col vice sindaco Sergio Gandhi. Buonasera. Parliamo di bilancio preventivo, questo Volentieri. bilancio che per la terza volta consecutiva, leggiamo, viene approvato entro il 31 dicembre. Sì, questa era la prima buona notizia. Riusciamo per la terza volta di seguito a portare il bilancio entro il 31/12 dell'anno precedente a quello al quale il bilancio si riferisce. Bilancio 2020 lo portiamo nel dicembre 2019. È una cosa comunque positiva perché dà l'idea di una macchina efficiente che riesce, rispetto a come era la tradizione precedente, di approvare il bilancio di previsione quando l'anno era già iniziato, a portarlo in anticipo, secondo il termine che la legge prevede e che poi di solito viene prorogato. Ma non vogliamo usufruire della proroga, che di norma appunto il governo concede in sede di legge di bilancio, vogliamo farlo nei tempi giusti, riusciamo, e per la terza volta lo facciamo. Ecco, questo com'è stato possibile? Perché abbiamo un'ottima squadra all'interno dei servizi economico-finanziari e perché comunque la macchina del Comune di Bergamo è una macchina efficiente. Ormai un po' la conosco dopo qualche anno che ricopro questo incarico, e oltre a quello di vice sindaco anche di assessore al bilancio, devo dire che abbiamo una squadra di ottimo livello. In più perché c'è stata la collaborazione anche degli altri settori del Comune, perché per poter comporre un bilancio serve l'apporto di tutti i settori, perché bisogna stabilire chi fa cosa, quali risorse ognuno si deve attribuire, quanti investimenti si fanno, dove li si fanno, come vengono distribuiti nel triennio, tutte cose che devono essere fatte a monte della presentazione del bilancio che poi è arrivata la scorsa settimana. Tra i punti più importanti che troviamo su questo bilancio c'è sicuramente quello che riguarda le famiglie, quanto stanziato per le famiglie, 1 milione di euro per ogni anno previsto dal Sì. mandato di 5 anni. Allora, in realtà noi dobbiamo dire una cosa che sta, diciamo, a monte di questa scelta. Abbiamo deciso, ormai credo sia una notizia nota, di adeguare l'addizionale, quindi l'abbiamo portata dallo 06 allo 08. Siamo l'ultimo capoluogo lombardo a farlo e anche una delle ultime città, diciamo, capoluogo a livello nazionale che arriva a questa decisione. Le risorse che ci arrivano in più, grazie a questa scelta, hanno diversi obiettivi, diverse finalità. Il principale, forse il principale, è quello di poter realizzare uno dei punti cardine del nostro programma, tradotto poi nelle linee di mandato, cioè quello di sostenere natalità e famiglie. E quindi mettiamo 1 milione di euro a favore delle famiglie in termini di maggiori servizi o di riduzione di tariffe. L'abbiamo articolato, l'hanno fatto, è un lavoro che hanno fatto prevalentemente il sindaco con gli assessori di riferimento, quindi l'assessore alle politiche sociali e alle politiche giovanili, Messina e Poli. E l'abbiamo poi spiegato all'opinione pubblica, ovviamente, come diceva lei correttamente, si tratta di scelte strutturali, quindi investimenti su maggiori servizi che hanno quello scopo, che rimangono nel corso di tutto il mandato. Iniziano quest'anno, sono nuovi o sono servizi che già esistono, vengono rafforzati e ampliati e poi questo ampliamento permane in maniera strutturale. In particolare, molto rapidamente, c'è la volontà di azzerare le liste d'attesa degli asili nido, incrementando la capacità del Comune di Bergamo di 60 posti ulteriori. E questo è molto importante perché le famiglie lo richiedono e perché questo consente il lavoro di entrambi i genitori, perché altrimenti sappiamo che se il servizio non consente di poter affidare i figli a strutture che li possano accogliere, un genitore deve fare delle scelte professionali a volte penalizzanti. Quindi il fatto di poter ampliare la capacità ricettiva dei nostri asili nido sicuramente ha questa finalità. Complementare a questa scelta c'è quella di rafforzare l'ambito delle ludoteche e spazi gioco, ampliandone il numero, quindi consentendo che chi non usufruisce degli asili nido possa usufruire di queste strutture. Abbiamo il cosiddetto progetto Tata Bergamo, che potrebbe far sorridere, ma in realtà è un servizio molto utile, lo dico da genitore di bambini piccoli. Il fatto di avere una lista di babysitter collaudati e conosciuti e affidabili a cui poter attingere a prezzi calmierati, perché una parte del costo verrà sostenuto dal nostro comune con risorse nostre, è sicuramente un aiuto che soprattutto nell'arco delle serate e delle weekend, quando gli asili nido purtroppo non sono disponibili, è di grande aiuto alle famiglie che hanno purtroppo occupazioni spesso ormai che diciamo, si distribuiscono su turni e che investono spesso anche il fine settimana. Ci sono poco meno di 200.000 euro che vengono dedicati alla revisione al ribasso delle tariffe di
della ristorazione scolastica, favorendo in particolare le famiglie più numerose, con più figli. In più, qualche tempo fa i media locali, anche voi, hanno parlato di delle scelte che intendiamo fare, abbiamo in parte anche già avviato in ordine alla popolazione over 65, che ormai rappresenta un terzo della nostra comunità, il fatto di valorizzare l'apporto delle, appunto, delle persone più grandi e di congegnare servizi che consentano loro di essere autonomi e di vivere la loro vita serenamente anche nelle proprie abitazioni, affiancati da personale qualificato, fa parte dell'interazione positiva che si è instaurato con le parti sociali in questi anni, che ha visto anche la firma di un protocollo qualche settimana fa, e gli mettiamo 200.000 euro su questi servizi, complessivamente il milione che diceva poc'anzi. Qual era il punto, diciamo, più di cui si è parlato di più? Ma ci sono altri interventi previsti per la città nel sì. 2020 che avete un po', allora, iniziato a parlare in questo bilancio? La cosa più importante che si fa con le risorse aggiuntive che noi ricaviamo, come nella maniera che abbiamo detto, è di fatto quella, da un lato, di mettere i conti in sicurezza. Noi abbiamo una buona tradizione nel Comune di Bergamo, al di là di chi nel momento specifico lo amministra, il Comune di Bergamo ha una gestione sana dei propri conti. E così è anche quest'anno e sarà nei prossimi anni. Per poterla garantire e mettere al sicuro i conti, non solo negli anni del nostro mandato, ma anche negli anni successivi, ovviamente Bergamo non finisce con l'amministrazione Gori, e per consegnare una situazione serena a chi verrà dopo, abbiamo fatto questa scelta. Noi viviamo ogni anno una difficoltà sulla parte corrente, cioè sulla parte che finanzia i servizi che vengono erogati ai cittadini, perché le spese tendenzialmente superano le entrate. Con questa scelta mettiamo uno stabile equilibrio, risolviamo un problema strutturale che da tempo ci portiamo dietro e, come abbiamo scritto anche nelle nostre slide, mettiamo i conti al sicuro. Ma la cosa più importante che facciamo, forse, è quella, la scelta in termini di investimenti. Abbiamo un programma di investimenti molto ambizioso, che prevede investimenti nel corso del triennio 2020-2022 per oltre 120 milioni. Il che vuol dire opere per i quartieri, vuol dire riqualificazione urbana e quindi maggior qualità della vita nella nostra città per i nostri cittadini, e vuol dire anche dare ossigeno all'economia del territorio, perché se tu metti più di 100 milioni sul territorio, degli effetti li hai anche sul sistema delle imprese, sul sistema dell'artigianato, sull'occupazione. Quindi abbiamo questa duplice valenza della scelta che abbiamo fatto: migliorare la qualità del vivere urbano nella nostra città, dare respiro alla nostra economia locale. Poi l'elenco delle opere è piuttosto articolato, ma risponde a bisogni a volte di espressi da tempo da parte dei quartieri, sui quali vogliamo intervenire in maniera decisa. Per poter sostenere questo piano ambizioso di investimenti, abbiamo scelto nei prossimi anni di contrarre qualche mutuo in più, quindi siccome abbiamo in questi anni azzerato di fatto il nostro debito pregresso, siamo in grado di poter contrarre nuovo debito, però per farlo ci serve un bilancio solido, e la scelta che abbiamo fatto ce lo consente. La cosa importante da dire è che la previsione degli investimenti che noi facciamo per il 2020 ci colloca come quota pro capite, come capoluogo più ambizioso nel territorio lombardo. Quindi la quota di investimenti pro capite prevista per il 2020 ci colloca al primo posto in Lombardia. Questo significa che l'obiettivo è molto ambizioso. Più di Milano, quindi. Sì, Milano in realtà è vero, ma il dato da prendere a riferimento è quello delle città dimensionate come noi, Monza, per okay, esempio, chiarisce. Perché Milano poi si avvale delle società partecipate, ha un sistema di investimenti anche più articolato. Però gli altri capoluoghi che sono della nostra dimensione, e hanno un tasso di dinamismo simile al nostro, un'economia simile alla nostra, sono quelli da guardare. Noi lì, devo dire la verità, dimostriamo di essere più ambiziosi di loro. Speriamo di poter poi coronare il programma con la realizzazione concreta delle opere che programmiamo. Ecco, chiaramente non entriamo nei dettagli di investimenti, eccetera. I tecnicismi li lasciamo, esatto, alle sedi proprie. Però chi volesse andare a vedere quindi queste slide, questo sì, bilancio, dove può farlo? Allora, noi abbiamo fatto questa scelta ormai già dal primo anno di mandato, di scegliere questo format, che è una presentazione anche con infografiche, con numeri, che sia di facile fruizione, non solo perché così è facilitato l'assessore nell'esporre, ma perché è un modo di comunicare in maniera elementare gli elementi essenziali del nostro bilancio, che è uno strumento molto tecnico, di renderla materia fruibile. Questo lo trovate certamente sul sito del Comune, dove viene pubblicato,
Devo dire che anche sul profilo social del comune lo trovate anche sul mio personale, cioè è abbastanza diffuso. I giornali lo hanno adottato, spesso l'hanno pubblicato a loro volta sulle loro piattaforme digitali. Direi che è facilmente rinvenibile. E questo sicuramente dà un'idea molto chiara di quelli che sono gli obiettivi. Poi, se uno vuole approfondire la materia, lo può fare seguendo il dibattito. Poi andremo all'approvazione del bilancio tra il 18 e il 20 di dicembre, la settimana antecedente al Natale. E lì sicuramente verranno sollevate da parte dell'amministrazione delle liste di maggioranza e di minoranza tutte le questioni che normalmente vengono discusse anche sotto il profilo tecnico in quella sede. Quindi per chi volesse approfondire completamente questo bilancio, l'appuntamento è quindi anche nel Consiglio Anche in Comunale Consiglio Comunale, prenatalizio. molto volentieri. Noi ringraziamo l'assessore e vice sindaco Sergio Gandhi per questa presentazione e quindi diamo appuntamento a questo Consiglio Comunale. Grazie mille a voi per l'occasione.